Ciao amici, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Ciao. Sofia, questa è la mia nipotina Sofia. Ho quattro nipoti, come sapete, questa è la più piccolina. Bene, ho fatto un video, un'anteprima un po' speciale questa volta. Bene, andiamo a fare questo filone con questa farina macinata a pietra. Con un grano antico, senatore Cappelli. Andiamo a vedere questo video insieme. Eccoci qua, questa è la farina del Molino Parri, grano Senatore Cappelli. Guardate il bel colore scuretto, è macinata a pietra. E questa è la poca zero che ci aggiungo perché, visto che ha poco glutine, così l'aiuta un pochetto nella lievitazione. La zero è lo stesso Molino Parri, grano toscano. Bene, detto questo, vado a mettere in autolisi le due farine. Come già sapete, la farina va bagnata con l'acqua per l'autolisi piano piano, va inumidita e va usata quasi tutta l'acqua. Ne lasceremo all'incirca un 70 grammi per aggiungerla dopo, insieme alla pasta madre e mentre giriamo. La mettiamo così di lato e piano piano giriamo la farina, la facciamo inumidire, si deve bagnare tutta. Ok. E in questo modo, bagnandosi tutta la farina, si attivano già gli enzimi e si inizia già a creare la maglia glutinica. Mi aiuto con le mani, poi la copro. E la faccio stare 20-30 minuti, anche di più. In questo caso la farina è povera, ha poca forza e quindi è meglio non allungare i tempi. Passato il tempo ci aggiungo la pasta madre a pezzettini, oppure potevo scioglierla nell'acqua che è rimasta, però è lo stesso, la vado a girare, ce ne aggiungo un po' di acqua. E poi mano a mano finisco di metterla. La metto un po' per volta, come vedete, mentre giro. All'inizio ne avevo preparata 3,30, che sta intorno al 66-67% di idratazione, però visto che assorbe molto bene l'acqua questa farina, quindi ho aggiunto, metto anche il sale, ho aggiunto altri 10 grammi, alla fine ne ho messi 350 grammi di acqua. Faccio girare fino a che non si arrotola, l'impasto non si arrotola sul gancio. E poi giro sul piano di lavoro, invece delle pieghe, lavoro un pochino l'impasto in questo modo. Anche per cambiare un pochino, praticamente le sto facendo lo stesso le pieghe, vedete? Si presenta bene, forse potevo azzardare anche un 75% di idratazione, però questa volta è andata così. Piego ancora un pochino e poi lo metto a lievitare, coperto, lo metto a fare la prima lievitazione, lo metto dentro il solito contenitore oliato e lo lascio 4-5 ore fino al raddoppio o quantomeno fino a che cresce, che lieviti un po'. La prossima volta penso che ne farò uno proprio un pane senza usare la planetaria. Voglio provare. Bene, questo è l'impasto, vedete, lievitato abbastanza bene. Ora spolvero il piano di lavoro con pochissima farina, giusto per aiutarmi un pochino. Faccio scivolare l'impasto.
Bene, e poi allargo per fare il primo giro di pieghe. Io qui vi metterò soltanto un giro, però farò 3 giri di pieghe, anche perché questo è un grano molto povero di glutine e quindi ha po anche poca forza, perché ha una W che sta intorno ai 100-120, ecco perché ho aggiunto un pochino di zero, ma ne ho messa poca. Questi grani vanno comunque aiutati, a meno che non li accettiamo così come vengono. Sicuramente poi non ci saranno molti alveoli, ma sarà profumatissimo sicuramente. Quindi dicevo, farò 3 giri di pieghe, tra un giro e l'altro copro, aspetto almeno mezz'ora. Vi faccio vedere invece anche l'ultimo giro di pieghe per farvi vedere la differenza tra la prima volta che stavo facendo le pieghe, tra la prima e questa è la terza. Vedete com'è cambiato l'impasto? Si lavora molto bene adesso, più morbido, più elastico. C'è anche qualche bolla, bene. Sinceramente l'ho usato soltanto 2 o 3 volte questo tipo di grano, quindi non so quello che ne uscirà fuori. Ok, bene, ora aspettiamo il tempo e poi andremo a formare il filone. Bene, ora arrotolo perché voglio fare un filone. A casa mia si preferisce più il filone perché c'è meno mollica, oppure la pagnotta se la faccio, cerco di farla venire un po' non molto alta, un po' bassina. Mio marito però preferisce il filone, quindi. Ok, ci siamo. Lo chiudo bene. Lo pirlo un pochino, come vedete non ho messo nemmeno la farina, guardate, è bello elastico. Ok, lo metto nel cestino, ci metto un po' di semola sotto, poi anche sopra il filone. E lo lascio lievitare sempre a temperatura ambiente, naturalmente, a meno che non abbiamo necessità di metterlo in frigo, di allungare un pochino i tempi. Bene, ora lo copro con un telo. Se fa freddo, anche una busta di plastica chiusa, altrimenti lo lascio soltanto con il telo. Dopo diverse ore, eccolo qua. Credo che siano passate più di 3 ore. È pronto, si sta anche leggermente spaccando. È prontissimo, quindi ho acceso subito il forno a temperatura, l'ho portato a temperatura 240-250 e ho messo un pentolino. Qui ho fatto un taglio centrale e basta. E questo è il pane dopo 50 minuti. Ho abbassato dopo 20 minuti e tolto il pentolino, ho abbassato a 220, poi a 200, a 180 proprio alla fine quando ho messo 10 minuti a spiffero. Bene, aspetto che raffreddi prima di tagliarlo. Eccolo qua. Come vediamo non è molto alveolato come di solito sono i pani con altri tipi di farine, ma vi assicuro che è profumatissimo. L'interno rimane un po' morbido, forse proprio il tipo di farina, però è molto buono, buonissimo, veramente. Forse se mettevo un pochino più di farina zero, ne ho messa soltanto 150, quindi se lo fate magari mettete almeno 200. E un pochino più di acqua. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, ci vediamo prossimamente. Ciao.